Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi noi vedremo come si fa con un documento di videoscrittura a creare due sezioni distinte che vengano numerate la prima parte con numeri romani e la seconda con numeri arabi. Allora facciamolo subito. Noi utilizziamo per esempio LibreOffice Writer, ma dal punto di vista logico è la stessa cosa anche in Word. Allora facciamo subito così. Noi creiamo 5 pagine. 5 pagine dovranno essere numerate con numeri romani e le altre pagine con numeri arabi. Facciamo così. Con l'invio, giusto per fare una cosa chiara, noi per il video abbiamo messo visualizza lo zoom a pagina intera per far sì che si vedano tutte le pagine, d'accordo? Il testo si vedrà un po' piccolo, ma almeno capiamo. Stiamo semplicemente con invio creando, per non utilizzare l'interruzione di pagina che può fare i pasticci, vediamo, stiamo creando, abbiamo creato 5 pagine. Abbiamo la conferma in basso a sinistra, il foglio di videoscrittura ci dice pagina 5 su 5. Questa parte di documento, questa sezione, dovrà avere un piedipagina con i numeri che sono praticamente arabi. Vediamo come si fa. Allora noi dobbiamo immediatamente creare questo tipo di stile, che è uno stile di pagina. Andiamo nel menu stili e scegliamo la voce gestisci stile. Vedete, da questo menu che è specifico, noi non dobbiamo gestire lo stile di paragrafo, non dobbiamo gestire quello di carattere, non dobbiamo gestire quello di cornice, ma dobbiamo gestire proprio quello di pagina. Allora noi con la matitina facciamo così e lo creiamo a mano. Noi lo chiamiamo, per esempio, ognuno lo può chiamare come gli pare, introduzione con numeri, facciamo così, romani. Va bene? E facciamo ok. Quindi l'introduzione dovrà essere scritta con numeri romani. A questo punto, quello che ci dobbiamo, diciamo, di cui ci dobbiamo accertare è che questo stile, se noi ci muoviamo, ce lo ritroviamo. Se andiamo con tasto destro e facciamo cambia, nella scheda gestione, vedete, lo stile successivo deve essere lo stesso identico stile, altrimenti non lo facciamo, non lo riusciamo a fare per più pagine. Quindi lo stile con nome introduzione con numeri romani deve avere assolutamente come stile successivo introduzione con numeri romani. Facciamo così. Allora, vedete che qui, se noi clicchiamo qui, compare, per esempio, il piedipagina è scritto di stile predefinito, ma noi non vogliamo che sia lo stile predefinito. Allora noi selezioniamo con il mouse, con il tasto sinistro, quello che abbiamo creato, lo doppio clicchiamo e vedete che tutto il piedipagina del documento fino adesso creato viene praticamente bloccato sulla formattazione introduzione con numeri romani. Adesso lo dobbiamo fare. Semplicemente noi clicchiamo il più, abbiamo inserito il piedipagina che il LibreOffice Writer non viene inserito automaticamente, lo mettiamo ad esempio al centro, lo facciamo un pochino più grande per far vedere a casa in maniera più chiaro e scriviamo per esempio introduzione, vediamo che queste modifiche si propagano in tutti i piedipagina di questa prima sezione, vedete? Introduzione e facciamo uno spazio e facciamo menu inserisci numero di pagina. Lui, diciamo, si equivoca perché non ha ben capito e ci mette un numero invece che romano arabo, ma noi che facciamo? Doppio clicchiamo questo campo dinamico grigio e scegliamo in questa lista qua proprio il numero romano e facciamo ok. Ed ecco che questa modifica, vedete, si propaga per tutta la prima sezione. Quindi la prima sezione che cos'è? Una prima sezione che è stata bloccata con la formattazione di stile introduzione con numeri romani che l'abbiamo creato noi e poi che ha un piedipagina con la numerazione in numeri appunto romani, prima, seconda, terza, quarta e quinta pagina. Vedete che lui ha creato una sesta pagina, ma noi questa adesso la demoliamo, andiamo indietro con backspace, con tasto indietro, e gli dobbiamo dire a questa pagina qua che tutto ciò che viene dopo sarà la seconda sezione che avrà una caratteristica del tutto differente. Quindi andiamo nel menu inserisci, facciamo un'interruzione di pagina che è manuale, vedete, la scegliamo qua e gli diciamo immediatamente, lo facciamo da qua perché è molto comodo, è molto comoda questa casellina discesa, che questa seconda sezione non dovrà avere lo stile che abbiamo creato noi, introduzione con numeri romani, ma il predefinito, quello normale. E facciamo che il numero dovrà ripartire da 1 della pagina. Facciamo ok e vedete che è nata una nuova sezione con una nuova pagina e questa qui è talmente sbloccata, slegata da quella precedente che non ha né l'intestazione di pagina né i numeri di pagina. Andiamo qui come sempre, clicchiamo e notiamo che questo piedipagina è differente perché è stato bloccato con lo stile di pagina predefinito, mentre la sezione precedente ha lo stile di pagina introduzione con numeri romani.
clicchiamo il più per creare il piedipagina, andiamo in centro, lo facciamo un pochino più grande, lo facciamo 28, vediamo che se scriviamo qualcosa in questo piedipagina non viene praticamente influenzato ciò che sta prima. Facciamo pagina, inseriamo numero di pagina e vedete che lui riparte da 1. Quindi mentre la prima sezione del documento va da pagina prima a pagina quinta in numeri romani, la seconda sezione va da pagina 1 a pagina, quello che decideremo, facciamo invio, vedete, invariamo e automaticamente noi ci rendiamo conto che praticamente il piedipagina della seconda sezione viene etichettato con la parola pagina e non introduzione e con i numeri praticamente romani, vedete pagina 5. Sempre sincerarsi quando si fa questa procedura, quando si divide il documento in più sezioni e si introducono delle intestazioni dei piani di pagina diverse, il discorso è lo stesso, andando sullo stile si fa tasto destro, cambia e si verifica all'interno della scheda gestione, per esempio, che lo stile predefinito abbia come stile successivo il predefinito. Oppure in questo caso noi mettiamo il cursore in questa sezione di pagina qua, facciamo tasto destro, cambia, che lo stile introduzione con numeri romani abbia lo stile successivo con numeri romani. Allora, questo argomento sembra un pochino complicato perché a tutti gli effetti è stato gestito in maniera un pochino separata. Abbiamo bisogno di usare questa finestrina qui, abbiamo bisogno di usare questo menu qua. Non sono riusciti bene ad integrarlo all'interno di uno stesso strumento, ma se rivedete questo video lentamente più volte, poi vedrete che questo tipo di discorso vi sarà chiaro. Bene, il video finisce qui, vi ringraziamo di averlo seguito fino alla fine. Spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.